Prevalgono gli acquisti nella borsa di Milano al pari delle principali borse europee. Si distinguono a Piazza Affari i settori banca e immobiliare. Tra i più negativi della lista di Milano troviamo i comparti chimico e media. L'euro-dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,111. Mattinata priva di spunti macroeconomici, mentre nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione previsti a 265.000 unità e i prezzi alla produzione dagli Stati Uniti. Attesa una partenza positiva per Wall Street, in particolare il futures sull'S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia al derivato sui titoli tecnologici USA che scambia con un più 0,77%.